Bentornati a tutti in questo nuovo video, sono Lorenzo Bucci ed oggi siamo a seminare il favino per fare il sovescio. Anche l'anno scorso, il secondo anno che facciamo il sovescio, si prova a fare il sovescio. Ancora bisogna vedere un po' i dosaggi della seminatrice. Questa qua, Canardi, vecchia, molto vecchia e boh. Non si sa bene che dosaggi fare. Questo è il seme, qualche tonchio c'è e non è super pulito, se non c'è solo favino, però c'è avena, specialmente solo favino. Ora proviamo a guardare, questo è un filare che ho fatto, che ci ho seminato un po' di semi, vengono già buttati, poi dopo ci si passa, come poi vi farò vedere, con il Krypton e l'estipatore proprio fine sopra, che si lavora proprio per interrarlo un po'. Comunque è un po' di semine brutta. E ora siamo a fare le vigneti di sotto, perché quelli di sopra l'ho già fatti tutti ieri, quindi tutti i vigneti lì sopra qua su già fatti tutti. Ora ci manca questo qua e il vignetello grosso, la vignella grossa. E ne abbiamo approfittato perché il tempo lo permette, essendo che è molto ancora caldo e asciutto, si può fare questa lavorazione. Si pensava anche semmai di fare qualche rimpiazzamento delle viti, qualche vite che è seccata. No, in questo vigneto ce n'è punte perché è nuovo, ma in quello là che è un po' più vecchio c'è qualche vite che secca per mal dell'esca o così. Però si è detto facciamo il sovescio. Ed ora bisogna andare a riempire la seminatrice, perché da quello ho visto ci faccio un po' più di mezz'ettaro con un pieno di seminatrice. Tanto lì mi ci sono lasciati il segno, ci ho messo un bastoncino, poi ci ho messo le borsette per riordarmi dove sono arrivato e possiamo andare a casa. Qua ci è rimasto questa vigna qua e questa qua grossa, tutto. Si fa un filare sì o no, l'anno scorso si è fatto pari, quest'anno si fa i dispari e beh, si guarda bene, speriamo bene. Arrivati per il rifornimento, si apre la sportella. Oh, questo è il favino, si prende una bella pala e si fa a paletto e poi si butta via. Quando si è fatto pieno si chiude e si può partire, semplice, ciao! Riempita tutta la piena, ora si parte e si va a seminare. Ci si vede laggiù il campo, arrivati, si gira con una mano. Oh vai, si va in quarta a 1000, 1400, 1003 di giri. Ora spero, ora vi faccio vedere un po' se vedete quanti semini butta. Spero che li vedete, se li vediate, se vedete qualcosa. E questa è la situazione delle viti dopo vendemmia. Abbiamo finito nemmeno 4 giorni fa. Come vedete, dove nella parte dove i battitori hanno fatto il loro lavoro, se la foglia è già seccata, però altre ancora sono belle verdi. Stanno vedendo ora il giallo, perché poi tra poco, tra un mese saranno tutte cadute. Adesso meno, 2 settimane. Stanno già andando in fase di riposo e è pieno di ragnatele, c'è tutto ragnatele in faccia. Si alza, tanto qua c'è largo, anche con le 4 ruote motrici si rientra bene dentro il filare. Ci si allinea e si abbassa. Tanto la seminatrice, sapete come funziona, questa fa cadere il seme tramite
pratica facendo girare le ruote, gira le ruote fa girare un ingranaggio dentro, come vedete lì sulla ruota c'è un ingranaggio, e fa girare dentro un arberino che fa cadere i semi. Dice tutte le varie aperture, quanti semi uno può far cadere, e decide, per quello che si può decidere, quanto seme dare a ettaro, a non lo so, a così. Dopo, come ho detto prima, piccola passata di estirpatore sui Krypton, in prima lunga, quanto si vedrà, proprio raso raso, per atterrarlo un pochino. Poi si spera una piovitina, una pioggerella, che almeno si proprio lo fa germinare proprio bene. Davvero, io poi vi chiedo sempre di iscrivervi al canale, di lasciare like, commentare e guardare il link in descrizione, che fa piacere, c'è tante cosine. Aggiornamento non bello. Ero a seminare, a mezzogiorno ero a riempire per l'ultima volta la seminatrice. Mio babbo viene laggiù per dirmi che ha visto dell'olio per la strada, così. E ho detto, boh, non ho visto nulla. E alla fine perdeva tanto olio, questo trattore qua, è già sotto ferri. Però per farvi capire, in pratica, perde l'olio. Aspettate, ora faccio un po' di luce con il telefono. Perde l'olio dal paraolio, da lì, che viene azionato dal freno a mano, da questo qua, perché è fatto in modo stupido. E in pratica lì buttava tanto, tanto olio, dell'olio del cambio. In pratica c'era tutta questa leva, questo qua, che veniva azionato e andava su e tirava i freni. E fra i su c'è tutto e continua ad andare su e in giù, che c'era un gommino che ora mio babbo ha preso per prendere il cambio, per averlo come campione. Alla fine si è sfondato pian pianino, e già dopo un anno nemmeno, perché si era già cambiato appena preso il trattore, e iniziava a perdere. Ma perdeva tanto, tipo, trafilava. Alla fine si è tolto quasi tutto l'olio del cambio. Ci si lavora di merda qui sotto, perché è bassissimo, quindi se devo mettere toppoli per rizzarlo e tutto. E ora si va a prendere il pezzo di ricambio e si spera di rimetterlo facilmente, però poco bene. Ora si è già smontata, quindi io posso andare già con quell'altro trattore, con il Krypton, a lavorare quei 2 ettari che ho fatto stamattina, che avevi visto. Intanto vi faccio vedere come viene il lavorino qui. Questo è come viene lavorato, è la parte di campo già lavorata. È stato interrato, senso, se vedete non c'è molto, senso, qui è già dura la terra. Qui c'è tutti i semini a questa altezza, precisi sotto 5 cm, per far nascere. Ora si spera una piovitella, però viene abbastanza bene. Siamo quasi a fine di questi 2 ettari di San Giovese, ora siamo dove c'è l'uva bianca. Piano, lavoro bene, abbastanza bene, la terra viene bella fine, molto superficiale come lavoro, come detto prima, si va in prima lunga 1500 giri, solo una passata, proprio solo per interrare un po' il seme. Ora poi penso di fermarmi, perché il merlot non l'ho seminato e non so se si semina o si lascia fare o se lavoro solamente in campo, quello aspetterò. Infatti ora mancherà 2 filari nemmeno e ho finito. Abbiamo continuato, come potete vedere siamo nel tratto del merlot, abbiamo deciso quindi non seminarci il favino, perché se no vegeta troppo, perché non fa tantissima uva, la fa piccola e non è che ne fa molta. Quindi si sviluppa tutto la parte vegetale, quindi delle foglie, branchi e tutto, quindi vegeta tantissimo, se gli si dà anche un apporto maggiore di azoto. Quindi abbiamo solo deciso di farci una passata con l'estirpatore molto raso raso, proprio per spaccargli un po' il terreno
che è stato assodato con le calzaggi dei trattori, quindi sempre molto lavorazione molto veloce. Siamo ormai al fine, ma proprio 10 filari sì e no, e poi abbiamo finito per oggi, che saranno già le 6:30, inizia a calare il sole ora dalla telecamera, ma sì, sembra molto vicino, però inizia già a calare un po' il sole e quindi poi si aspetta. Come vedete è molto più risentito il Merlot dalla vendemmiatrice, perché bisognava battere a giri più alti, a 1900-1950, perché sennò non si staccava il latte, rimanevano attaccati. Questo quasi sempre tutti gli anni, perché è bello duro. Infatti c'è anche qualche tragetto, si è anche un po' lesionato, però se non si riesce a raccogliere, bisognava intagiri. Ora finisco la vigna e poi si va per i saluti finali. Abbiamo finito tutto il campo, anche se alla fine ho sbagliato cosa, mi sono reso conto alla fine che da un certo punto ho fatto filare i pari, però vabbè. Qui poi la profondità dipende anche un po' dalla terra, qui mi sembra che è entrata anche di più rispetto ad altre parti, entrava di più, oppure l'altezza delle rotine è sempre la stessa, però fa bene. Ora si spera una piovuta che aiuta. Per oggi penso si possa fare anche festa, perché sono le 6:40, tra un po' diventa buio, poi si è finita la vigna, quindi si può fare festa. Il trattore Krypton sempre da elogiare, mai fatto problemi, 40-40 inizia a fare i primi problemi, e è nuovo, bisogna dire che questo è nuovo, se facesse problemi sarebbe un problema. Anche questo marchingegno, dopo l'ultima volta che l'abbiamo rimesso qui all'interno il tirante, fa il suo dovere, entrare si fa entrare poco, nel senso si lascia 1, 2, 3, 4, 5 fuori. Entra un pezzo così. Pratica entra fino a qua. Cioè 15-20 cm entra. Non di più. E va benissimo, fa il lavoro perfetto come deve essere fatto. Secondo me allora è arrivata l'ora e ci si può anche salutare. Per questo video penso sia tutto, per la semina. Anche se ancora non abbiamo finito, ci manca un campo, il più grosso, 5 ettari e 6. Secondo me si può chiudere qua, poi vi aggiornerò su come sarà e come rimetteremo il trattore in sesto, il 40-40. Però per oggi e per questo video, per la semina del favino, pesce vescio di quest'anno, secondo me siamo a posto. Quindi ci si vede al prossimo video, iscrivetevi, mettete like, condividete, fate quello che volete. Da me e Krypton è tutto, ci si vede in un prossimo video. Ciao!